La parola di Dio di quest'oggi ci presenta diversi spunti, cerchiamo di enuclearne qualcuno. La prima lettura abbiamo ascoltato dal secondo libro dei Re: Eliseo promette a una donna che era sterile, il prossimo anno tu avrai fra le tue braccia un figlio. E tutto questo perché? Perché questa donna era stata ospitale nei suoi confronti. C'è sempre una ricompensa per la persona che vive di amore, di accoglienza, di rispetto nei confronti degli altri. Anche Gesù nel Vangelo parla di ricompensa. Ci sarà una ricompensa anche per chi dà un solo bicchiere d'acqua fresca a uno dei suoi discepoli. Avrà una ricompensa in cielo. Nel senso che Dio non si lascia vincere in generosità. Quando noi facciamo i bravi, quando noi facciamo delle opere buone, dobbiamo essere certi che il Signore ci ricambia tutto questo in benedizione, come quella donna sterile di Eliseo, il figlio, per gli ebrei era il massimo della benedizione. Ecco, Dio ricambia il nostro bene con la sua benedizione. E il cielo non è altro che il premio della vita eterna che il Signore darà a noi che viviamo nella sua fedeltà. E la nostra speranza, il cielo, le promesse che Dio fa, le promesse all'uomo, le promesse alla sua Chiesa che vive la sua alleanza. Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Ecco, se noi viviamo sempre in comunione con il Signore ci garantisce sempre la sua presenza, la sua assistenza. Gesù nel Vangelo è piuttosto provocatorio, anzi paradossale in certe espressioni. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno. Certamente Gesù non vuole assolutamente disconoscere il rapporto d'amore che si deve avere col padre, con la madre, col figlio, con la figlia. Però dice, tra il regno di Dio e lo stesso amore per, ricordiamoci che il regno di Dio deve avere la priorità nella nostra vita. E tutto questo ci fa entrare nell'ordine dei valori di Dio. Forse noi tante volte siamo distratti da mille cose e perdiamo, direi, la bussola nei confronti del regno di Dio. Allora Gesù ci dice: no, dovete mettere al primo posto il regno di Dio nella vostra vita. E proprio all'interno di questo regno di Dio, che hanno consistenza anche gli stessi rapporti familiari, il rapporto col padre, con la madre, con il figlio, con la figlia. Ancora Gesù paradossale: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia, dice Gesù, la troverà. Perdere, trovare, ma non una cosa qualunque, perdere la vita. Potremmo dire, Gesù ci invita a dispendere la nostra vita per il suo regno. E quando noi facciamo questa operazione di spendere la nostra vita per il suo regno, abbiamo fatto l'affare più grande della nostra vita, perché noi ritroviamo la vita nel Signore. E ancora Gesù dice: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Si sta rivolgendo agli apostoli, li sta per inviare nel mondo, andate, predicate. E allora rassicura gli apostoli: se c'è qualcuno che vi accoglie, sappiate che accogliendo voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie il Padre. Ecco, c'è una relazione intima tra il Padre, Gesù e ciascuno di noi. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo, un altro per fare una riflessione
sul nostro battesimo, che siamo stati battezzati nella morte di Gesù. Gesù ha dato se stesso, è morto, egli morì per il peccato una volta per tutta, per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Gesù è morto, ha dato la sua vita perché noi avessimo la vita. E se noi moriamo in Gesù nel battesimo, c'è questo legame speciale con la morte di Gesù, noi parteciperemo anche alla gloria di Gesù, alla vita di Gesù. Consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Notate, il tema della vita è basilare e fondamentale in tutta la parola di Dio. La prima pagina della Sacra Scrittura, a Genesi, Dio dà la vita, inala la vita nelle narici dell'uomo, soffia e lo Spirito di Dio entra nell'uomo e l'uomo divenne un essere vivente. Di Dio la prerogativa maggiore che c'è nella Sacra Scrittura è proprio Lui è il vivente, quindi la vita per essenza, questa vita che poi viene partecipata da Dio a tutti. Anche Gesù continuamente ci parla di vita nuova e ci parla di vita eterna. In Lui era la vita, io sono la via, la verità, la vita, dice Gesù. Però si raggiunge la vita attraverso la morte. Sembra un paradosso, ma è così. Quando io faccio di tutta la mia vita un atto di amore, un atto di oblazione e un offrire la vita, Padre, questo Padre mi riempie la vita di opere buone, di doni, di carismi, di ministeri, di cose belle. E allora quando noi pensiamo alla nostra fede, pensiamola anche in chiave di vita. Dio vuole che noi viviamo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. E allora vivere in pienezza la vita, ma Gesù ci dice bisogna perdere la vita per ritrovarla. Noi dobbiamo un pochettino orchestrare questi termini. Perdere la vita significa impegnare la vita, significa fare della nostra vita un dono d'amore, in primo luogo a Dio, poi ai fratelli, nel quotidiano. Sì, oh Signore, grazie, che ci hai regalato questa realtà bella, anzi bellissima. Concludiamo con quello che Pietro ha scritto e l'abbiamo letto accanto al Vangelo. Chi siamo noi? Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo siamo noi. Siamo dei sacerdoti e dobbiamo celebrare gli eventi meravigliosi che Dio ha operato nella nostra vita. Grazie, Signore.